La zootecnia di montagna è un bene prezioso da tutelare, così come i prodotti nati fra le nostre cime. E questo è il messaggio forte scaturito dall'Assemblea straordinaria dei soci di APA Sondrio, realtà attiva dal 1956, oggi presieduta da Plinio Vanini e diretta da Gian Mario Tramanzoli. L'assemblea, che si è svolta a Mantello, presso l'azienda agrituristica La Fiorida, ha sancito lo storico passaggio in ARAL, l'associazione regionale Allevatori Lombardia. Con voto unanime è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione. Questo è un progetto importante che porta l'agricoltura di montagna, l'agricoltura della Valtellina al centro dell'attenzione dell'agricoltura regionale. Oggi la fusione significa un unico soggetto che potrà interloquire i tavoli istituzionali, parlare di latte, parlare di montagna, parlare di problemi, ma parlare di problemi assieme agli altri. Quindi oggi diventiamo una grande forza. Diventiamo la forza che rappresenta il 42% della produzione del latte nazionale. Vogliamo parlare di prodotti italiani, vogliamo parlare di prodotti lombardi, vogliamo parlare di agricoltura di montagna, di prodotti montani, perché all'interno di questa grande produzione, di queste eccellenze, l'agricoltura, la produzione di montagna è ancora un qualcosa di diverso. L'importante passo compiuto agli allevatori della provincia di Sondrio ha ricevuto il plauso del vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, giunto a Mantello assieme all'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori. Non è voluto mancare Ettore Prandini, vicepresidente nazionale Coldiretti. L'abbiamo sempre difesa, la nostra agricoltura, il nostro territorio, le nostre montagne, le nostre valli, il nostro latte, la nostra carne, il nostro grano, il nostro riso. Adesso siamo al governo, quindi avremo la gioia di passare dalle parole ai fatti. E poi quello che scelgono loro vuol dire che è pensato, è studiato, è giusto, e quindi in bocca al lupo ai produttori valtellinesi e ai produttori lombardi tutti. Quindi è la difesa della nostra storia e soprattutto sono migliaia e migliaia di posti di lavoro, la salute delle nostre bestie e quindi la salute dei nostri figli. Tiene in considerazione l'allevamento di montagna, quindi questo è un aspetto molto importante, coerente peraltro con gli indirizzi che ci siamo dati in questa legislatura in Regione Lombardia, dove le politiche che sono state inserite anche nel piano di sviluppo regionale sono quelle di mantenimento delle popolazioni sulla montagna. Voglio approfittare anche di questa occasione per fare un appello ai nostri sindaci, soprattutto per quanto riguarda l'affidamento delle malghe. Io credo che si debba dare prevalenza ai nostri allevatori.